Suonare lo stesso fraseggio in 5 posti diversi della tastiera. Lo scopriamo in questo video. Ciao, sono Luca Gianquitto, autore di eBlues Genetics, il primo ed unico corso italiano che ti insegna come imparare a suonare blues in solo guitar style. Prima di continuare ti invito a mettere mi piace, ad iscriverti al canale e a cliccare sulla campanellina, in questo modo non ti perderai i prossimi video. Oggi vorrei mostrarti com'è possibile suonare lo stesso fraseggio ma eseguito in 5 posti diversi della tastiera. Andiamo a vedere. Il fraseggio che porteremo a spasso suona così. Adesso proviamo ad applicarlo alternando un contesto armonico col contesto melodico. Bene, questo fraseggio è stato eseguito all'interno del box numero 5 della scala blues. Adesso proviamolo all'interno del box numero 1. Vedi, all'interno di questo box sono partito con un bending eseguito col mio primo dito. Dopodiché ho ribattuto la nota di La al quinto tasto della prima corda. Poi ho eseguito sulla seconda corda un pull off, anche sulla terza corda. E poi un approdo sul quinto tasto della seconda corda. Bene, proviamo ad inserirlo in un contesto armonico e melodico. Siamo pronti per andare a sperimentare lo stesso fraseggio un po' più avanti, quindi all'interno del box numero 2 della scala B Blues. All'interno di questo box il fraseggio suona più caldo e più rotondo, questo per due ragioni. La prima è che stiamo suonando il fraseggio stesso una corda un po' più su, quindi su seconda, terza e quarta corda, al posto di prima, seconda e terza, come abbiamo fatto nei due precedenti esempi. Il secondo motivo è perché ci stiamo avvicinando nella parte centrale dello strumento. Se vuoi scaricare tutti i tabulati, spartiti e grafici delle mie lezioni e vuoi sostenere il mio canale, ti invito a dare un'occhiata alla mia pagina Patreon che trovi in descrizione. A questo punto siamo pronti per andare a suonare lo stesso fraseggio all'interno del box numero 3. Sentiamo come suona. A livello esecutivo abbiamo utilizzato una diteggiatura simile a quella utilizzata anche in precedenza nel box numero 1. Quindi il primo dito che effettua il bending sulla nota di La. Ribattiamo la nota di La, dopodiché andiamo sulla terza corda per un pull off, sulla quarta corda per un altro pull off, dopodiché concludiamo al nono tasto della terza corda. Bene, siamo pronti per andare a eseguire il fraseggio all'interno del box numero 4, il più popolare. Eccolo qua. Il suono è veramente splendido, caldo e corposo. Bene, proviamo tutte e 5 le possibilità una dopo l'altra. Quale delle 5 possibilità ti piace di più a livello timbrico? Fammelo sapere nei commenti. Bene, per oggi è tutto. Se questi contenuti ti piacciono, ti invito a mettere mi piace e ad iscriverti al canale. Se poi vuoi approfondire anche come suonare un blues in 5 diversi livelli di apprendimento, ti consiglio di guardare anche questo video che ti lascio in descrizione. Alla prossima!